Qualcuno di voi usa strumenti GIS? Poco. Poco o niente. Nel futuro si spera, a breve. Sì, il futuro per forza, il futuro geografico. Io sono Paolo Gallini, sono qui a questo convegno in doppia veste, un po' come azienda, presentazione tecnica e come associazione per l'informazione geografica libera di post-competi, con cui invece però oggi pomeriggio. Allora, cosa sono i sistemi informativi geografici? Geografici o territoriali, poi diciamo le differenze sono abbastanza di la mattina. Allora, sono abbastanza diffusi, soprattutto strumenti abbastanza diffusi, ma sono diffusi specialmente in Italia in modo abbastanza basico. Quando trovate un esperto GIS, in realtà molto spesso, fino a poco tempo fa, specialmente trovate uno che faceva delle mappe decorate, in cui l'operazione più GIS che faceva spesso era il calcolo della superficie di un determinato oggetto, poco di più. Mentre un GIS, perché abbia senso, perché meriti lo sforzo di imparare, usarlo, eccetera, eventualmente acquistarlo se uno non volesse usare software libero, ha senso se viene usato come sistema di supporto alle decisioni, che però in Italia sono abbastanza, direi, quasi sconosciuti effettivamente. Questo per vari motivi. Uno è che evidentemente richiedono degli skill abbastanza avanzati, molto specifici, sia di software che di dominio. Se voi volete fare un'analisi del traffico ottimale in un network complesso, dovete sapere parecchio di trasportistica o cose del genere. Ma l'altro motivo per cui se ne sa abbastanza poco è anche perché, secondo noi almeno, è anche legato al fatto che il software proprietario impone delle limitazioni abbastanza importanti. Per questo, secondo noi, il software libero è abbastanza la chiave fondamentale di soluzione in questo senso. Ora, da pochi anni si parla ancora più che di GIS e ancora più che di sistemi di supporto alle decisioni di infrastrutture di dati spaziali. Questo in seguito anche a una direttiva europea che è in applicazione ora, e come sempre in Italia siamo in ritardo, paghiamo delle penali, eccetera, eccetera, perché. No. È che è bellino, eccolo. Allora, dovrò titillare questo pulsante stesso. Allora, cosa sono le infrastrutture spaziali? Sono strutture complesse, si è capito ormai da un po' che non è pensabile che uno si tenga tutti i suoi dati spaziali sulle sue macchine, perché la geografia è fatta con tanti soggetti diversi che esistono sullo stesso territorio e ognuno ha, diciamo, la proprietà, almeno in termini di esperienza, dell'informazione geografica su quel pezzo di territorio. Quindi non è pensabile fare tutto in casa, in qualche modo. Quindi è evidente che quando si parla di geografia bisogna federarsi con altre strutture, quindi si va molto rapidamente verso strutture abbastanza complicate. Quindi dicevo che ci sono queste strutture abbastanza complesse, in modo tale che appunto molto brevemente questa direttiva europea dice fondamentalmente che non ci devono essere più enti che raccolgono e mantengono lo stesso dato geografico. Sembra una cosa ovvia, ma in Europa i dati dell'altimetria del bacino del Danubio sono stati rilevati, acquistati, pagati, lavorati molte volte da molti stati diversi, perché è un fiume che interessa molti stati, e questo succede ricorsivamente anche nelle nostre amministrazioni. Capita spesso che la regione Toscana compri delle foto aeree e poi dopo il comune di Camandoli le ricompri un'altra volta, e così via. Questo semplicemente perché è difficile, no, il trasferimento dei dati, è difficile sapere chi ha cosa, eccetera, eccetera. Quindi ci sono strutture dati spaziali ora che devono essere il modo di gestire queste informazioni dati.
Allora, come è fatta una infrastruttura di dati spaziali, in particolare una aperta e libera? C'è un elemento importante di gestione di questi dati, che vedremo alle sue complicazioni. Sia la gestione, sia ovviamente l'immagazzinamento, lo storage di questi dati. C'è una parte di analisi, una parte di analisi che, come dicevo, è spesso abbastanza sottovalutata, ma in realtà è cruciale per tutto, per generare e manipolare questa informazione. C'è la parte invece quella comune, quella che tutti sanno, che è l'interattività a livello destro. Guardare queste mappette, dargli dei colori, stamparsi le cose del genere. Questo, ripeto, è quello che viene visto di più, ma non è sicuramente la parte più importante di tutto, tutta la struttura. E poi c'è l'interattività di awareness, insomma, fino a pochi anni fa era sorprendentemente una cosa ancora piuttosto moderna, ormai le cose sono cambiate. Quindi la domanda di base è se sia possibile realizzare un sistema totalmente libero. Il che non è banale, perché ci sono fortissime resistenze, vedremo poi oggi, insomma, chi vorrà sentirmi un'altra volta, insomma, da dove vengono queste resistenze, eccetera. Quindi è chiaro che ci sono sistemi liberi in ambito di ricerca, sono già da molti anni, anche le fatte università, eccetera, ma sono stati abbastanza snobbati dalle applicazioni reali per tanti anni, perché diceva sì, vabbè, questo si fa, perché non c'è la responsabilità di gestire un dato pubblico, non ci sono tante limitazioni di continuità del servizio, eccetera, eccetera, quindi si può fare, ma non è per niente detto che questo si possa poi applicare in termini reali. Quindi è possibile applicarlo in applicazioni commerciali, è possibile applicarlo in applicazioni istituzionali, è possibile che lo Stato italiano gestisca i suoi dati in questo modo, non so, per libro. Allora, la cosa buona è che questo problema dell'interoperabilità dei vari strumenti GIS è un problema annoso, ben noto, con cui si sono scontrati tutti quelli che lavoravano col GIS già da molti anni, più o meno fin dalla sua origine. Quindi la stratificazione delle informazioni e dei servizi è abbastanza ben consolidata. Se prendete stessa cosa in altri settori, questo non è così ovvio, così evidente. Soprattutto c'è una parte di standard che sono ben consolidati, c'è un'organizzazione internazionale, si chiama Open Geospatial Consortium, che si occupa di scrivere questi standard, è un'organizzazione privata, partecipata dai più grossi player del settore, sia molti ovviamente proprietari, ESRI, IBM, e così via, sia anche operatori nel settore del software. Il fatto che esistano questi standard che sono abbastanza chiari, abbastanza usabili, fa sì che una struttura, per quanto complessa, possa essere modularizzata in modo abbastanza facile. Quindi è relativamente facile smontare un sistema che è totalmente proprietario e andarci a sostituire anche un pezzo alla volta, comunque migrarlo in modo prevedibile verso un sistema libero. Questo è già un punto molto molto importante. Allora, se voi volete affrontare questa cosa, andate a cercare un po' quali applicazioni possono essere usate in questo senso, vedete, così come GIS.org, più antico e venerabile per certi versi, e ci trovate più di 300 progetti di stati, che ovviamente scoraggia il buon senso. Di questi trovate cadaveri a primo posto, trovate progetti abbozzati, trovate di tutto. Quindi è complesso affrontare il problema. La scelta è molto difficile anche per caratteristiche proprie dell'informazione geografica, perché un'infrastruttura geografica tende a essere molto complicata. Avete visto lo schemino di prima, insomma è una forte semplificazione di quello che è un sistema reale. Tendono ad essere molto costose, gli enti pubblici spendono parecchi milioni di euro, insomma, ciascuno per mantenere queste strutture, i dati che ci mettono dentro, anche questi costano tanto, eccetera, eccetera, e tendono a essere molto resistenti nel tempo, tendono a non cambiare molto rapidamente, per questi motivi e per altri ancora. Quindi è una scelta che non è pensabile provare, no? Alcuni elementi si possono provare, un desktop uno può provare, ma tanti altri elementi più strutturali non si può pensare di fare una scelta così a cuore leggero. Quindi ci vuole una consapevolezza un po' maggiore.
Allora, vi ho detto il primo elemento importante è la gestione dei dati. Il modello GIS è abbastanza complicato per come è fatto. Noi sappiamo, potete immaginare, anche chi non lavora con il GIS, potete immaginarvi che c'è una parte di dati raster, si chiamano, con le immagini, quindi con una copertina, una foto satellite, eccetera, eccetera, è un tipo di dato importante, pesante, eccetera, eccetera. C'è una parte vettoriale, evidentemente, si astrae o comunque si ricava in qualche modo da questo raster una parte vettoriale che descrive strade, limiti, amministrativi e così via. C'è una parte alfanumerica che è il database associato a questi elementi, tipicamente a quello vettoriale. Che è presente da questo punto di vista le stesse problematiche del database insomma, usuale, in effetti lo è. C'è tutto il problema dei metadati, queste informazioni geografiche hanno origini molto diverse, hanno storie molto diverse, hanno un sacco di caratteristiche particolari, quindi c'è un processo di formalizzazione di questi metadati, che peraltro è uno degli oggetti principali della direttiva che vi accennavo, e anche queste sono informazioni che vanno mantenute insieme al resto, quando dico insieme, quindi dico per esempio regioni anche avanzate come la regione Toscana, per esempio, da questo punto di vista distribuisce dei dati geografici con come metadati un file .doc in cui c'è scritto questo dato è stato rilevato nell'84, eccetera, eccetera. Chiaramente non è il sistema di tenere insieme delle informazioni, no. In più c'è il grosso problema che la Terra purtroppo non è piatta, come più saggiamente pensavano gli antichi. Quello avrebbe semplificato moltissimo le cose, e invece non lo è, è una struttura piuttosto complessa, quindi il problema delle proiezioni, quindi gestire queste informazioni molto eterogenee strutturalmente come modello dati, molto eterogenee, gestirle tutte insieme e gestirle in un mondo appunto goguto come il nostro, non è una faccenda semplice. Ci sono problemi poi specifici di alcuni dati, come quelli vettoriali, c'è il problema di topologie. Voi se prendete un grafo strade, no? Anche di quelli che comprate, voi ci troverete un sacco di cose che a vederle vanno bene, da un punto di vista topologico non vanno bene. Due strade che si incrociano possono essere tantissime cose diverse da un punto di vista topologico, può essere una che passa sotto l'altra, una che passa sopra, due che si incrociano in modo completo. Due che si incrociano invece con alcune svolte obbligate e così via. Tutto questo poi per i poligoni è ancora più complesso, no? Alcuni elementi possono essere condivisi da più poligoni e così via. Quindi diciamo che il modello dati vettoriale è particolarmente complicato, tant'è che molti software, anche di quelli più costosi e più diffusi proprietari, lo dribblano, ci danno le strutture di dati molto molto approssimate, in cui appunto queste due linee sono due linee ma non si sa dove passi di preciso. L'altro problema è che i dati GIS tendono a essere molto grossi, è vero che le macchine diventano sempre potenti, lo storage costa sempre di meno, eccetera, eccetera, però insomma i primi database nell'ordine terabyte erano database spaziali, insomma è abbastanza frequente che la cosa più grossa che uno abbia, a parte i film, insomma, che però sono dati relativamente semplici da un certo punto di vista, stanno lì e non è che c'è da editare pixel per pixel, cosa che invece capita sulle altre. Dicevo, avere delle strutture complesse e molto grandi continua a porre dei problemi non indifferenti. Pensate solo i dati sulle immagini da satellite, ci sono ormai centinaia di satelliti in giro attorno alla Terra che continuano a mandare masse di dati importantissime, qualcuno li analizza e qualcuno li cambiano terabyte di raster tutti i giorni, insomma. Continua a essere un problema abbastanza rilevante. Poi il problema tipicamente GIS è che i dati devono essere interoperabili, ve lo accennavo prima, non esiste praticamente situazione reale GIS in cui uno faccia tutto in casa. Quando lavorate su un certo territorio, voi lavorate sempre con dati di altri e dovete sempre poi dare i vostri risultati a qualcun altro, proprio perché lavorate su un territorio e il territorio è una stratificazione di competenze, di competenze, di expertise e di tante altre cose. Io tutto il mondo.
cuore questo coso. Quindi l'interoperabilità è proprio un problema centrale per i GIS, cioè avere strumenti che funzionano benissimo, che però poi tutte le volte che c'è anche da trasferire i risultati della vostra analisi su a qualcun altro, questo comporta delle perdite di informazioni, delle complicazioni, eccetera, eccetera, non è tollerabile in un ambito come questo. Fortunatamente appunto in questo ci vengono in aiuto questi standard di cui vi parlavo, appunto dell'Open Geospatial Consortium, di cui potremo vedere alcuni dei più diffusi. La soluzione a tutto questo nel mondo libero si chiama GDAO o GUDO o GA. Questo doppio nome perché uno è la parte del raster e l'altra è la parte vettoriale, però sono incorporate in una libreria unica. E è la soluzione perché effettivamente il software che funziona in assoluto meglio, supporta tantissimi formati diversi, non ha particolari problemi. Ha una licenza BSD like, per cui è incorporata anche in molto software proprietario. Quando voi lo utilizzate, molti dei software proprietari e costosi, in realtà lo scambio di dati lo fate tramite Google OGA. Il che vuol dire che quindi da questo punto di vista chi usa software libero non ha nessuno svantaggio rispetto a chi usa software proprietario, e che è una buona notizia. Anzi, avete ovviamente il grosso vantaggio che questa la potete compilare per conto vostro, quindi potete avere l'ultimissima versione quando volete, potete compilarci dentro il supporto a formati dati magari esotici o magari contrario che sviluppate voi, perché è un'architettura plugin molto, molto funzionale, per cui è relativamente facile implementare driver per questo. Tra l'altro ho visto che c'è anche il driver per Ingress in GDAO. Ci sono alcuni problemi evidentemente con i formati proprietari, ci sono ancora alcuni formati proprietari che alcune istituzioni si ostinano a utilizzare, quelli più diffusi sono tutti supportati, ma alcuni sono proprietari e alcuni addirittura coperti al brevetto. Se ci pensate, sembra abbastanza assurdo che un ente pubblico nostro tenga i dati chiusi in un formato che lo può utilizzare solo fin quando chi è proprietario del brevetto graziosamente gliene concede l'utilizzo. È abbastanza bizzarro. In realtà questo, ripeto, è limitato a pochissimi formati, questi sono i principali, di QG, quello di APA, ICW, che è un formato rusted, compresso, wavelets, eccetera. Diciamo che sono casi abbastanza particolari e in generale relativamente trascurati. Il problema dell'interscambio di dati, comunque dell'interoperabilità, non è un problema sensibile nel mondo libero. Allora, naturalmente questi dati vanno tenuti da qualche parte, ho detto che sono grandi e sono complessi, sicuramente tenerli in una struttura, in un file system, non è un'idea brillantissima. È chiaro, chi ha lavorato con GIS sa quanto sia facile produrre centinaia di file in una giornata di lavoro, è facilissimo perdere tracce di tutto quello che succede. Quindi il database è evidentemente l'elemento centrale di tutto il discorso che stiamo facendo, tenere dati in una struttura prevedibile è fondamentale. Evidentemente i vantaggi del database non c'è bisogno di dirli. Rimarco il fatto che è normalissimo lavorare dentro un gruppo di lavoro GIS, lavorare in moltissime persone diverse, con competenze diverse. Pensate a quello che succede dentro un'amministrazione provinciale, per esempio, in cui ci sono i trasporti, in cui c'è l'ambiente, in cui c'è il verde pubblico, in cui ci sono decine di uffici diversi che in qualche modo devono utilizzare gli stessi dati. Quello che succede tuttora, abbastanza frequentemente, è che questi si passano dischetti, CD, flashcard, chiaramente ultra, quello che succede passando da un computer all'altro e generando ovviamente un caos assolutamente ingestibile. Questo è tuttora abbastanza strano. Quindi, quali sono le soluzioni? La soluzione venerabile è quella
la soluzione si appoggia su Postgres, non me ne voglia, si appoggia su Postgres, no. E su Postgres è un'estensione spaziale di Postgres, per cui all'interno di un database Postgres si possono inserire i dati geografici così come sono, in particolare del vettore. Diventa un campo semplice del database che si può gestire come tutto il resto. La cosa importante è che esiste uno standard OGC per manipolare questi dati, cioè un'estensione dell'SQL standard, si chiama Simple Feature SQL, per cui voi potete fare query più o meno come le query SQL che conoscete, ma con una valenza spaziale, quindi potete chiedere tutti gli elementi che sono contenuti all'interno dell'altro elemento, tutti quelli che lo toccano, tutti quelli che l'intersezione fra un elemento e l'altro e così via, tutto da SQL, che è un grandissimo vantaggio, evidentemente, insomma, da una compattezza di lavoro che non è, che fino a pochi anni fa, insomma, era abbastanza inimmaginabile. La soluzione funziona bene, è usata anche in contesti molto grandi, cioè il catasto della Nuova Zelanda è tutto su PostGIS, insomma, eccetera, quindi viene usato anche in contesti molto rilevanti, non diciamo dai benchmark che ci sono, non ci sono particolari differenze rispetto ai software proprietari, un po' più veloce di Oracle, Slash per esempio, e così via. Quindi può essere considerata la soluzione. C'è una new entry molto interessante dell'anno scorso fondamentalmente, che è un'estensione spaziale per SQLite. Conoscete, un database zero amministrazione, si tende a considerare per questo estremamente compatto, eccetera, si tende a considerare un giocattolo, in realtà è una macchina molto funzionante, e questa estensione funziona alla stessa maniera del mondo, cioè ci sono delle librerie che riescono a gestire queste chiamate, insomma, di SQL esteso, e quindi si riescono a fare le stesse operazioni, però senza la complessità comunque un database, che sicuramente per l'uso personale, per i piccoli gruppi di lavoro, è largamente overkill. Quindi questo è un, diciamo, un personal database che è molto interessante. Tra l'altro è un progetto toscano, che è abbastanza curioso. Sì, questo ci ritornerò, però insomma l'Italia stranamente è all'avanguardia su queste tecnologie, per motivi che ancora non ho capito neanche io fino in fondo. Probabilmente c'è qualcosa di storico anche relativamente all'importanza della geografia in Italia da insomma, centinaia d'anni, però comunque il fatto è che questo pezzo qua, questo mattone che mancava, è stato fatto appunto. Quindi questo è facile, no? Impiegarlo in tantissime applicazioni anche piccole, eccetera eccetera, e così è sicuramente una cosa su cui fare tantissima attenzione. PostGIS incorpora al suo interno, anche Spatialbyte, incorpora al suo interno GEOS, che è una libreria geometrica, meglio geografica, perché usa anche le proiezioni, che è, se c'è qualche già vista laggiù, è il porting in C++ di una cosa che si chiama JTS, Java Topology Suite, che fa la stessa cosa. La cosa è che è incorporata all'interno di PostGIS, quindi all'interno di PostGIS voi usate questa libreria per fare tutte le operazioni, appunto, topologiche, topologiche, per cui potete fare, appunto, questa è una forma, un comune, che è stato inserito, sono calcolato il centroid, selection del centroid, from, eccetera, eccetera, e quello di select buffer, from, e così. Quindi potete fare queste elaborazioni anche geografiche, anche sofisticate, all'interno. Quindi gestisce le proiezioni, usa i formati dati soliti, insomma, quelli che si usano comunemente, quindi diciamo che per tanti versi è la soluzione. Si torna indietro. Non ci sono al momento i raster. I raster per ora non sono tenute all'interno di PostGIS. Questo non per limitazione, ma sostanzialmente per disegno, perché ancora non si è trovato
use case valido per sapere cosa farci. Tutti ce li vogliono in Rustel dentro il database, perché sostanzialmente perché ora ce l'ha. Però quando vai a chiedere, no, a quelli che a volte lo faccio insomma, spesso, perché ci volete dentro i Rustel, lì le idee sono fumose, perché un Rustel dentro il database può essere tante cose diverse, può essere un blob che sta lì, però non ci fai sostanzialmente niente. E allora a quel punto lì c'è un overhead di lettura e scrittura, che a quel punto conviene stoccare dentro il database il path, che non se lo va a leggere su file system e fa tutto sommato prima. Può essere invece una matrice, no? Su cui effettivamente puoi fare lavorazioni spaziali, ma quello è tutta un'altra cosa. Quindi capire come mettere questi dati all'interno del database è ancora materia da contendere. C'è un progetto di sviluppo di questo, insomma, di Raffer all'interno del Polis, però è un progetto abbastanza giovane e ancora c'è da lavorare. Allora, l'analisi geografica è evidentemente un elemento molto importante. Molti, la maggior parte ovviamente, sono utenti di un sistema, quindi tendono a dimenticarsi il fatto che questi dati vanno prodotti, non è che nascono dal niente, e quindi è un elemento cruciale. Fino a non tanto tempo fa era un po' relegato a qualche specialista che li generava, no? C'era qualcuno nell'ESA, nell'Agenzia Spaziale Europea, europea da qualche parte, che generava queste cose, poi noi usavamo i dati già così preparati. In realtà, appunto, c'è uno strumento importante per poter fare lavorazioni anche molto complesse su dati geografici, che si chiama GRASS, è un programma antichissimo, quello e Archimpo sono stati sviluppati insieme all'inizio degli anni 80 dall'esercito americano. All'inizio, poi è stato rilasciato nel pubblico dominio, poi è stato passato al GPL già da diversi anni. È un sistema estremamente potente, sia raster che vettoriale, sia bidimensionale, sia tridimensionale, sia anche con analisi con la quarta dimensione, con il tempo, eccetera. Un programma complesso un po' per questa antichità, no? Alcuni pezzi del codice, un po' per alcuni schirivizi suoi che ha ogni tanto, però soprattutto è complesso perché fa cose complesse, insomma, usare raster per fare una colorata è assurdo, no? In realtà appunto, farci analisi complicate è relativamente comodo e veloce, cosa quale che evidentemente si integra bene con tutto il resto di cui si è parlato e anche con quello di cui si parlerà. Allora, GRASS fa anche una cosa importante che i programmi di proprietari possono fare abbastanza male. Sì. Allora, può utilizzare R come quello di statistica molto importante, grosso, eccetera, eccetera, può usarlo nativamente al suo interno, cioè può chiamare comandi di R al suo interno. Questo nel software proprietario non si fa, nel software proprietario si tende a tenere il cliente che faccia tutto all'interno del nostro recinto, non lo si manda fuori. Mentre da dentro GRASS si possono chiamare comandi di R, da dentro R si possono chiamare comandi di GRASS, praticamente senza soluzione di continuità tra i programmi, e questo dà una potenza, una fluidità di lavoro che è abbastanza irraggiungibile in altro modo. Gli esempi ve li taglio perché mi dicono che manca poco, comunque si può fare veramente abbastanza di tutto. Il lato debole, questo non è una novità, insomma, il lato debole nel GIS Allora, dicevo, il lato debole evidentemente come sempre il desktop, che c'è un server web efficientissimo, libero, si sa tutti da molto tempo. Che non ci sia un desktop Linux effettivamente usabile, questo è una cosa più recente su cui ancora c'è bisogno di dirlo e spiegarlo, no? E la stessa cosa succede anche nel GIS, un po' esasperata dal fatto che chiaramente è una piccola nicchia in cui lavorano migliaia di persone, non milioni, e quindi chiaramente tutto questo si esaltera. Fino a qualche anno fa non c'era una soluzione brillante, ora
dagli ultimi 4-5 anni, insomma, le soluzioni ci sono e stanno diventando competitive con quelle proprietarie. Quello su cui io credo un po' di più si chiama Quantum GIS, sviluppato QT, eccetera, o Qt. È in assoluto più facile, ce ne sono altri più o meno promettenti. Scusami, Quantum è cross-platform ovviamente. Sì, esatto, tutti normali, quindi si compila su tutto. Infatti qualcuno l'ha portato sullo ZX Spectrum, lo so. Cito come, siccome qualche bicchio c'è sempre, sì. E questa è una bizzarria, però la cosa importante è che è una cosa cross-platform che va a gira su tutto in modo abbastanza uniforme. È indirizzato all'utente medio, quindi non necessariamente al super specialista, ma ha alcune cose importanti, come il fatto che, andando veloce, che è un'interfaccia molto semplice al GRASS, l'ho detto è complesso, però tramite QGIS noi possiamo utilizzare le funzioni del GRASS senza preoccuparsi di tante cose. È un'interfaccia ottima a PostGIS, in cui si possono digitalizzare all'interno del database le forme, si possono fare analisi e così via. È di recentissimo un'interfaccia spatialized, quindi è in qualche modo il collante di tutti questi vari pezzi che abbiamo detto. Ha da non tanto tempo i binding per Python, anche qui insomma, si gioca in casa con PY QT. E quindi si possono sviluppare plugin in Python con i tempi di sviluppo che sapete, con la potenza che vi potete immaginare facilmente. Ha un'architettura a plugin, stampa, che sembra stupidata, insomma, avere un sistema di stampa una pagina colorata è stata una rivoluzione relativamente recente, che prima era veramente complessa. Vabbè, i comandi di GRASS, così via. L'interfaccia con il GPS in generale in modo libero è buona, semplice, perché il GPS esce con stringhe di testo, con NMEA, salvo pochi device che avranno avuto idee strane di riuscire a combinare, ma che sono fortunatamente stati sterminati subito, quindi diciamo che il GPS non è generalmente un problema. Salvo il tizio ovviamente della terra, che non è mai comune questa cosa qua, però insomma, quelle sono complicazioni tipiche del GIS. Su web anche lì si ritrova in discorsi facili. Su web le soluzioni sono buone, sono molto efficienti. Il più veloce e più efficiente MapServe che esista si chiama appunto MapServe dell'Università del Minnesota, sviluppato anticamente da loro. È il più veloce, interagisce bene con tutto il resto, legge tutti gli stati che avete visto, legge benissimo da PostGIS, eccetera, eccetera. Rispetta tutta una lunga serie di standard ODC, per cui è rimpiazzabile e di fatto rimpiazza molto frequentemente gli equivalenti proprietari, che sono tipicamente più lenti. L'alternativa nel mondo Java si chiama GeoServer, che è largamente sovrapponibile come funzionalità, ha alcuni elementi di maggior forza, in particolare quello che lo distingue più di tutti è il fatto che fa WFS transazionale, cioè in pratica può fare everything online, cioè WFS è uno standard di passaggio via web di feature, di informazioni vettoriali. Il fatto che sia transazionale vuol dire che potete caricare in pratica sul vostro browser l'informazione, potete fare editing e poi viene convertita tramite lo standard al database o alla sorgente di dati comunque che ci sta dietro. Secondo me è più una cosa che i clienti vogliono, ma che poi in realtà non lo usano, però lo vuole, lo chiede, e quindi potergli dire che si può fare è comunque importante. Ci sono stati dei benchmark molto sofisticati, molto belli, in cui si vedeva la velocità diversa l'uno e dell'altro, quindi c'è tanta ottimizzazione, ma secondo me è meglio con questo. Ambedue questi generano, soprattutto MapServer, fondamentalmente genera alcuni elementi che sono la mappa di riferimento, la leggenda, la scala e così via. Voi impaginate queste cose in applicazioncine più o meno sofisticate, web, con Ajax, con tutto l'armamentario che ormai sappiamo, e ce ne sono vari di questi strumenti. Uno su cui lavoriamo abbastanza si chiama PMAP, un altro si chiama OpenLayers. OpenLayers cioè mira a di fatto sostituirsi a Google Maps. È come interfaccia anche molto simile,
utilizzo proprio l'utente normalissimo che non sa niente di mappa ma che vuole vedere qualcosa, draggare qua e là e così. Cat1? Sì. Cat1? Cat1 è morto. Morto? Sì. Cazzo, mi chiede che c'è Cat1. Lo so, infatti io non ci avevo creduto. Io non ci avevo creduto, però cioè, morto, non è detto ufficialmente, però l'azienda, siccome è il problema dell'open source, che quello fa l'open source, però mono azienda in realtà si mette in grossi problemi, no? Cantor era sviluppato da un'azienda, Cantocamp, un'azienda franco-svizzera, bravi, però non è mai stato diffuso nella comunità. Lo usavano fondamentalmente loro, e poi quando loro hanno pensato che quell'architettura lì comunque aveva dei limiti ed andava superata, l'hanno di fatto messo in pensione e hanno sviluppato un'altra cosa che si chiama Mapfish, che è un framework molto bello che usa OpenLayers come visualizzatore, però ci mette tutti i soliti widget di JavaScript, eccetera, eccetera. Mapfish. Sì, ora la frontiera è quella, è uscito da pochissimo, sono le prime applicazioni in giro, sì, tutto JavaScript, tutto dato guardi, quindi chiaramente è mostruosamente più dinamico, quindi al cliente gli si può dire, si fa una migrazione, si spende certi soldi, però c'è una cosa tutta scintillante, quello due, meraviglioso. Quindi, concludendo, se uno deve andare appunto dal cliente a dirgli si può fare la migrazione anche grande, anche complessa, dal punto di vista dell'interoperabilità, facendo attenzione a quei pochi formati che possono creare problemi, che quindi facendo qualche conversione, eccetera, eccetera, ma siamo a posto. Dal punto di vista del geodatabase non abbiamo problemi, le funzionalità sono ampiamente sovrapponibili, se non migliori, a quelle di quello che hanno attualmente, sicuramente. Dal punto di vista dell'analisi, l'analisi che fa Grass solo su alcune cose forse un pochino meglio, su alcune cose forse un po' peggio, ma sono l'equivalente di quello che fa Archinfo fondamentalmente. Sul desktop ancora ci sono alcuni angoli da lisciare, ma veramente pochissime cose. E su web direi che da tutti i punti di vista si vince facilmente. Evidentemente quali sono i vantaggi li sappiamo, la cosa importante da dire a chi non è nel settore è che tutti questi software in ambito proprietario costano delle cifre che non hanno sostanzialmente senso. Un software che fa quello che fa un Photoshop fondamentalmente, insomma, diciamo come livello di complessità, e quel livello lì costa decine di migliaia di euro. Non è facile sapere quanto costa, 40-50 mila euro. Eccetera eccetera, quindi sono dei cose che sono veramente molto molto importanti, eh? E quindi dal punto di vista dell'analisi del web di JDB sicuramente il risultato è o superiore o uguale a quello che trovate nel software proprietario. C'è un potenza evidentemente, perché quelle, come potete, sono complesse, non sono cose che si cambia word processor, insomma, c'è un costo iniziale che non va sottovalutato, ma sicuramente è inferiore già nel primo anno a quello che costa. Praticamente i progetti di migrazione che facciamo noi costano quello che avrebbero speso loro per le licenze. Normalmente dicono, no, noi state rinnovando le licenze, ci costa questo, bene, dacci il 20% meno e si fa la migrazione, questo è fondamentalmente. Quindi, anche considerando tutti i costi, l'ascolto, eccetera, eccetera, siamo sempre un 30% inferiori, però questo naturalmente come primo anno poi c'è tutto il mondo. Una cosa importante è che bisogna far capire alla gente che deve investirci, cioè dove ci sono i problemini, questa è sempre solo del corso di open source, molti pensano di prenderlo e di salire in prezzo. Bisogna far capire al cliente che è utile e importante anche per investirci in quelle cose. La cosa che vi accennavo prima, appunto, per qualche motivo l'Italia è particolarmente forte, oggi sei stato scritto da un ragazzo di Roma, sempre da sviluppatori italiani, tutti questi progetti, il centro di sviluppo di Grass è in Italia da tanti anni e così via. Insomma, in tutti questi progetti c'è una zampa italiana più o meno forte, più o meno determinante. E questo va fatto capire, insomma, sicuramente è vero che si lavora tutti in rete, è vero che il mondo ormai, no, le distanze sono annullate, però come si diceva anche prima, quando ci si vede in faccia tante cose si risolvono molto prima, insomma. E quindi questo è una cosa sicura. Domande?
ringraziamo Paolo per il suo intervento.